Buongiorno signori e ben ritrovati nel canale di Simodeva. Continuo l'approfondimento Exchange. Durante il corso di questo video andrò a farvi un tutorial completo di quello che è Huobi Global, uno dei principali exchange crypto. Infatti Huobi Global attualmente è il settimo exchange al mondo, insomma dopo i più famosi, dopo Binance, OKX, Coinbase, KuCoin, Crypto.com e FDX troviamo appunto Huobi. Quindi ho deciso di portarvi un tutorial generale perché l'exchange secondo me è interessante. Non è sicuramente ai livelli di Binance e ai livelli di FTX, ma ha delle funzionalità particolari che ci possono servire, e soprattutto perché ritengo che un cripto investitore non possa avere soltanto un account in un exchange, ma deve avere un account su tanti exchange per riuscire insomma a sfruttare quel qualcosa che un exchange ci offre di meglio rispetto ad un altro. Insomma, avete capito il discorso. Tra l'altro, per i nuovi iscritti a Huobi Global, se passate tramite un link referral, il mio lo trovate nella descrizione del video, potrete ricevere un bonus fino a $170 circa. Dopo vi spiegherò anche il discorso bonus, quindi ecco, interessante anche da questo punto di vista. Facendo un riassunto, oggi parleremo dell'exchange, di come funziona il wallet spot, di come funziona il wallet futures, parleremo della sezione staking presente all'interno di Huobi e poi vi dirò le linee guida, le linee generali, ecco, per questo exchange. Mi ha colpito perché è facile da utilizzare e fondamentalmente quasi immediato. Insomma, se noi conosciamo Binance o FTX, entriamo all'interno di Huobi e ci sembrerà tutto fondamentalmente più o meno uguale. Quindi, bando alle ciance, direi di passare a computer e introdurvi questo fantastico exchange. Perfetto, allora la prima cosa che voglio farvi vedere è la situazione exchange. Quindi se noi andiamo su Exchange Spot possiamo andare a vedere come l'exchange Huobi, ragazzi, assurdo, cioè oggi non so cosa sta succedendo, è in 14esima posizione, però potete andare a vedere come i volumi sono praticamente uguali a quelli dei principali exchange, quindi Crypto.com, Gate.io, leggermente sotto FTX. In generale l'exchange Huobi è un exchange stabile, sia per quanto riguarda la sezione spot, sia per quanto riguarda la sezione derivati. Sezione derivati di cui non è sicuramente uno dei protagonisti, lo troviamo in 18esima posizione. Dopo andremo a vedere anche quelle che sono le commissioni di trading. Non è in prima posizione soprattutto in generale direi che l'offerta di moneta presente all'interno di Huobi non è paragonabile a quella per esempio di FTX, ok, per esempio qua, oppure insomma la stessa Binance, dove è permesso di operare. Però potete andare a vedere come ci sono tante coppie, 171, che non è assolutamente male. Poi un'altra cosa importante, l'exchange Huobi è quotato dal 2018 nella borsa di se non sbaglio nella borsa di Hong Kong. Questo è l'andamento di prezzo degli ultimi anni, quindi ha subito una fortissima salita in quest'ultimo periodo a causa appunto dell'esplosione cripto, e in generale negli ultimi mesi sta andando a scendere. Un'altra cosa che voglio sottolineare è che l'exchange, così come Binance, così come FTX, così come insomma tutti gli altri principali exchange, ha un proprio token. Il token si chiama Huobi token, appunto, in onore dell'exchange. Per quanto riguarda il prezzo di questa cripto, possiamo dire che anche qua, a seguito della bolla cripto di metà anno, il prezzo si sta andando a sgonfiare e sta andando a puntare questa zona. Non sarà male un possibile investimento da questo livello se il mondo cripto si andrà a riprendere. Quindi questo è quello che è una piccola introduzione. Poi, una volta che voi andate nell'exchange, vi ricordo che trovate il link nella descrizione del video, prima cosa da sottolineare, c'è un bonus, ok, per i nuovi iscritti fino a $300. Quindi per esempio vedete, noi andando ad effettuare queste opzioni, chiaramente i bonus hanno dei tempo limitato, quindi per esempio depositare $100 avremo una carta punti da $20, se andremo a completare uno spot trade riceveremo una carta punti da $20, eccetera eccetera, con tutti i bonus che troviamo qua più gli invita amici. Se noi andiamo ad invitare un amico, vedete, abbiamo la possibilità di invitare $10, ma solo per quanto riguarda insomma l'inizio della promo. Possiamo in generale dire che il bonus di benvenuto, possiamo leggere, dura per, ecco, bisogna completare l'attività entro 15 giorni, e qua possiamo andare insomma a leggere tutte quelle che sono le regole relative al bonus. Quindi bonus interessante, chiaramente non si tratta di bonus che noi possiamo andare a ritirare, a meno che non andiamo ad invitare un amico, ma sono dei bonus che ci andranno in questa point card, che ci permetterà di andare a diminuire quelle che sono le nostre commissioni di trading. Quindi questo è il discorso registrazione.
Prima cosa che dovete fare quando vi registrate ad un nuovo exchange principale è andare sul vostro profilo, che lo trovate qua, e andare su il conto e sicurezza. Quindi dovete andare su conto e sicurezza e personalmente, insomma, così come in tutti gli altri exchange, vi consiglio di andare a connettere l'exchange con un Google Authenticator. Io in questo momento non l'ho fatto perché non uso come principale exchange Huobi, però è interessante, insomma, come exchange sicuramente penso che si svilupperà molto nei prossimi anni, ecco. Quindi vi consiglio di associare il Google Authenticator, che è un'app generata da Google che ci permette di generare un codicino ogni qualvolta noi andiamo ad accedere nell'exchange Huobi. Da qua potete andare a vedere quella che è la sicurezza in generale e tutte le varie impostazioni, insomma, di sicurezza. Poi possiamo andare a mettere per esempio una password di trading. Quindi cosa vuol dire? Che prima che andiamo a fare qualsiasi operazione di trading ci verrà chiesta questa password e un codice anti-phishing. Il codice anti-phishing è un codice via mail che noi andiamo a scegliere. Questo codice ci viene inviato ogni qualvolta ci arriva una mail ufficiale da Huobi, così siamo sicuri, nel senso, in questa maniera qua siamo sicuri di non ricevere dei phishing da parte dell'exchange. Però ecco, diciamo che col Google Authenticator voi sarete tranquilli, perché per accedere all'exchange avranno bisogno della vostra app che solo voi avete in controllo. Quindi questa è l'introduzione. Poi partendo dalla schermata base, quindi cliccando sul pulsante Huobi, noi ci ricolleghiamo a quella che è la home page sempre. Andiamo a scorrere, quindi abbiamo diversi modi per ottenere le nostre cripto. Possiamo andare ad acquistare le cripto con carta di credito o debito o con peer-to-peer. Quindi andiamo a vedere quello che è il discorso di come noi compriamo le cripto all'interno di questo exchange. Ecco, noi possiamo andare a comprare, per esempio, dollari, ok, in questo caso mettiamo dollari, possiamo andare chiaramente anche a mettere, se non sbaglio, euro, ok, quindi vediamo se c'è, eccolo qua, euro. Possiamo andare a pagare, vedete, tramite o un euro balance, quindi se abbiamo degli euro a disposizione all'interno dell'exchange, ma assumiamo che non abbiamo soldi, o tramite una carta Visa, ok? In questo caso, se io vado per esempio a fare l'acquista, possiamo andare a vedere come ci sia una commissione fondamentalmente di praticamente niente, 0,09 euro di commissione su 10 euro di deposito. Adesso andiamo a vedere una cosa, però, se io vado a fare un deposito più ampio, giusto per vedere la percentuale di commissione che si tiene all'exchange, quindi assumiamo un deposito di 200 euro, tramite Visa, quindi andiamo ad effettuare un acquisto, mi andrà a prendere una commissione di 1,99. Quindi in generale possiamo dire che la commissione è dell'1% per quanto riguarda i depositi via carta, che sia Visa o che sia Mastercard. Cosa da sottolineare? Chiaramente i pagamenti via carta arrivano subito all'interno dell'exchange, i pagamenti via bonifico SEPA, che dovremmo andare a ricaricare all'interno della piattaforma almeno, se non sbaglio, 100 euro, con 100 euro ci fa il bonifico, dovrebbero essere gratuiti. Quindi andiamo sul pulsante deposita e abbiamo la possibilità di andare a collegare quello che è un conto corrente e di depositare cripto in maniera gratuita all'interno dell'exchange. Quindi interessante, perché la maggior parte degli altri principali exchange, Binance, FTX, richiedono commissioni più alte su quelli che sono i depositi. Quindi noi potremmo utilizzare Huobi anche solo per depositare cripto o per comprare cripto, perché non abbiamo commissioni. Chiaramente allo stesso modo noi possiamo andare a depositare cripto andando a trasferire cripto da un altro exchange. Come fare? Noi dobbiamo andare sulla sezione capitale, panoramica beni. A questo punto noi andiamo a vedere quella che è la nostra panoramica dei beni, quindi le nostre cripto ce le andiamo a trovare qua, e vedete che qua abbiamo diversi pulsanti, abbiamo il pulsante preleva, abbiamo il pulsante deposita. Chiaramente se andiamo sul pulsante deposita ci farà selezionare la cripto che noi vogliamo andare a depositare, quindi vedete in questo caso USDT, ma possiamo scegliere tutte le altre, e selezionare la rete. A questo punto noi, se selezioniamo per esempio l'indirizzo USDT ERC20, ok, andiamo a fare un invio all'indirizzo di deposito, andiamo a fare una conferma, ecco, questo è l'indirizzo ricevente dell'exchange Huobi. Quindi chiaramente dovrò andare ad inserire nel mio exchange inviante questo indirizzo. Allo stesso modo noi abbiamo la possibilità di prelevare le cripto, quindi di portarci dall'exchange Huobi verso un altro exchange. Stessa cosa, selezioniamo la cripto che vogliamo andare a trasferire, selezioniamo qua inseriremo l'indirizzo di prelievo, chiaramente deve corrispondere alla moneta che noi decidiamo di far partire, e qua possiamo andare a scegliere quelle che sono le reti di trasferimento. Quindi abbiamo una schermata molto, diciamo, intuitiva, che ci fa vedere anche quelli che saranno i costi di commissioni che noi andremo a pagare in questo trasferimento cripto.
Poi abbiamo il pulsante trasferisci, sempre dalla sezione capitale panoramica beni, abbiamo la possibilità di trasferire monete all'interno dell'exchange, quindi possiamo per esempio, vedete, andare a inviare le cripto dalla sezione scambia, che è quella nella quale ero presente io e della sezione nella quale andranno a finire tutte le vostre cripto, al conto fiat, al conto margine, al conto pool, insomma tutti i vari conti. Niente, quindi questo lo vediamo da capitale panoramica beni. Torniamo un attimo sul capitale panoramica beni. Chiaramente capite che quando voi andate a comprare una cripto vi sarà riconosciuta qua, quindi sulla sezione panoramica. Poi da qua a sinistra abbiamo tutte le varie sezioni, quindi sulla sezione scambia, che in realtà la possiamo andare a trovare anche su spot trading o mercato, potremo andare ad effettuare gli acquisti, quindi tramite il nostro collaterale, in base a quello che sceglieremo, riusciremo a comprare le cripto che ci interessano. Poi abbiamo la sezione margine, che va a sfruttare una leva finanziaria. Ok, io personalmente non utilizzo il margine, ok? Se utilizzo una sezione derivati, utilizzo i futures, quindi non utilizzo questa sezione, non so spiegarvela. Qua abbiamo il nostro controvalore in fiat, quindi andremo a vedere tutte quelle che sono le nostre valute fiat e il nostro controvalore. Chiaramente se noi andiamo a fare, capito, un trasferimento da panoramica beni a fiat, ci ritroveremo, quindi andiamo sul pulsante trasferisci, inviamo da scambia a fiat, ci ritroveremo le nostre monete su panoramica beni fiat. Qua abbiamo la sezione derivati, che di cui dopo parleremo, quindi allo stesso modo, quindi per partecipare, per effettuare delle operazioni sui derivati dovremo andare a verificare quello che è la verifica dell'identità. Io non ho ancora verificato l'identità, però capite che per operare in leva dobbiamo andare a verificarla, quindi inviare il nostro KFC, mentre possiamo utilizzare l'exchange sulla sezione spot senza il KFC. Poi, sempre dalla schermata panoramica beni, noi possiamo andare a vedere quello che è l'UOBI EARN. L'UOBI EARN è la sezione di staking presente all'interno di FTX e abbiamo un conto pool nella quale noi possiamo andare a mettere i nostri soldi nelle varie pool. Chiaramente in base a, adesso vedete io ho 0, in base a che pool ci darà presente l'exchange, noi andremo a guadagnare un interesse. Poi abbiamo un conto collaterale e un conto opzioni, sinceramente non ho approfondito, ecco, diciamo che con questo video non voglio andare a fare un tutorial di ogni sezione perché sennò ci perdiamo, eventualmente posso portarvi un tutorial dei futures più avanti, ma in generale sappiate che i futures, ve l'ho spiegato già su FTX e su Binance, ci permettono di utilizzare la leva finanziaria, ma il modo in cui andiamo ad operare è uguale al modo in cui andremo ad operare nello spot, quindi adesso vi farò vedere come comprare cripto all'interno di UOBI, ok, una volta che abbiamo trasferito i nostri fondi all'interno della piattaforma, e allo stesso maniera noi potremo utilizzare la sezione futures però sfruttando quella che è la leva finanziaria. Quindi ricapitolando, da capitale abbiamo tutta la valuta del nostro portafoglio, tutte le cripto presenti nel nostro exchange, divise per sezioni, quindi andiamo alla sezione spot, la sezione futures, eccetera, eccetera. Sulla sezione ordini possiamo andare a vedere tutti quelli che sono gli ordini che noi siamo andati ad effettuare e tutti i depositi e prelievi che noi siamo andati ad effettuare all'interno della piattaforma. Da questa schermata abbiamo tutte quelle che sono le impostazioni del conto e possiamo andare a vedere le nostre ricompense. Abbiamo inoltre la possibilità di creare un sottoconto, quindi in questo caso per esempio io assumiamo che voglio utilizzare il conto principale solo per lo spot e il conto secondario per i futures, vado a creare un sottoconto. Perfetto, quindi adesso ho creato il mio sottoconto, vi vado a far vedere come funziona questo sottoconto, eccolo qua, quindi ho creato il mio exchange, il mio sottoconto e posso andare a fare un trasferimento, per esempio vedete dal conto principale al sottoconto e poi utilizzare il sottoconto come conto principale o conto appunto per i futures, quindi c'è anche questa opzione. Chiaramente andando sulla sezione capitale noi andiamo a prendere come riferimento quello che è il conto principale, quindi non il conto secondario, a meno che noi non andiamo a dare a dire all'exchange mettimi il conto secondario come conto principale, ecco. Poi ragazzi, nient'altro, è molto molto semplice, l'exchange è semplice, ok? Quindi dalla sezione compra cripto noi abbiamo la possibilità di acquistare, se noi per esempio abbiamo euro possiamo andare ad acquistare la cripto che ci interessa, non ci sono tutte le cripto in questa schermata ma solo le principali. Nel caso noi volessimo andare ad effettuare un'operazione su una cripto che non è presente qua, dobbiamo andare sulla sezione mercato e da qua noi, vedete, andiamo a selezionare tutte le varie coppie in base al collaterale che abbiamo, quindi se abbiamo un collaterale USD sappiamo che queste sono le cripto che vanno a sfruttare un collaterale in USD, se abbiamo dollari, questi sono gli UOBI dollari,
utilizzeremo questo collaterale. Se abbiamo Bitcoin, stessa cosa. Chiaramente, se siamo in una sezione scambio, andiamo a sfruttare massimo la leva che ci viene offerta dalla sezione margine. Se vogliamo utilizzare una leva più elevata, dobbiamo andare sulla sezione futures. Ok, per quanto riguarda la sezione futures, io fatemi sapere se volete un approfondimento di Huobi. Sto facendo la stessa cosa per KuCoin, non vorrei trattarla direttamente qua, perché sennò, ragazzi, incasiniamo, e poi vorrei fare un video dedicato per i futures per spiegarvi esattamente bene quello che è il discorso futures. Comunque, il discorso è che voi dalla sezione scambio potete andare per esempio su Ethereum, quindi andiamo a cliccarci sopra. Si apre questa schermata che è la tipica schermata di trading, ok ragazzi, che noi siamo abituati a conoscere su Binance, su FTX, e da qua abbiamo la possibilità, vedete, di andare a effettuare un'operazione a mercato ed un'operazione limite. Possiamo andare a selezionare i dollari, in questo caso un mercato confrontato con i dollari, io avevo 4 dollari all'interno dell'exchange, posso, vedete, selezionare la quantità e mi viene automaticamente, quindi facendo un acquisto di Ethereum, non sto andando a utilizzare una leva finanziaria, quindi se dovessi andare a utilizzare la leva finanziaria dovrei andare a cliccare sul pulsante 3x, andrò ad acquistare Ethereum, quindi per esempio vado a fare l'acquista e mi dice l'ordine non può essere sotto i 5 dollari, ok, non ho soldi per effettuare l'operazione. Comunque, da qua noi entriamo per esempio a mercato e ci ritroveremo i dollari in Ethereum, quindi così noi possiamo andare a comprare le nostre cripto, ecco. Chiaramente una volta che noi abbiamo l'operazione aperta ce la ritroviamo qui sotto e possiamo andare a gestirla, quindi potremo andare a metterci uno stop loss e potremo andarci a mettere un take profit. Se finite nella schermata di trading, capite, avete un collaterale, con quel collaterale andate a comprare la coppia di riferimento, ok? Tutto molto semplice in realtà, ragazzi, non è difficile. Qua abbiamo l'order book e le variazioni di giornata. Questo chiaramente è il mercato spot trading, insomma, che lo possiamo andare a trovare qua. Poi dalla sezione finanza noi abbiamo la possibilità di sfruttare quello che è l'Huobi Earn, quindi quella sezione che ci permette di mettere a rendita le nostre cripto. Anche qua, per utilizzarla, dovremo andare a verificare l'identità, cosa che io non ho fatta. Qua possiamo andare a vedere quello che è la PYPSILON e la coppia da andare a mettere in staking. Quindi, per esempio, se io vado a mettere in staking questi dollari di Huobi, per 14 giorni andrò a ricevere un interesse dell'8%. Non c'è nient'altro attualmente, quindi l'offerta staking non è esagerata per quanto riguarda appunto lo staking, questo che è uno staking, come si può dire, flessibile e sicuro. Abbiamo poi altra possibilità di staking su queste monete, che sono delle monete secondarie rispetto alle principali. Questo è l'APY, quindi l'indice annualizzato, e chiaramente, insomma, qua possiamo andare a scegliere la durata del nostro staking, se flessibile o una durata limitata. Sul primo piano troviamo inoltre tutte quelle monetine che ci permettono di avere una PY molto molto alto, ma chiaramente dobbiamo vedere se questa cosa ci convenga, nel senso che è chiaro che mi dà una PY alto, ma poi se la cripto va a scendere tanto di valore io vado a perderci, quindi valutate sempre bene quello che è il discorso staking. Comunque lo trovate da Finanza Huobi Earn. C'è un'applicazione mobile, quindi andando su Finanza e portafoglio Huobi possiamo avere la possibilità di scaricare l'applicazione mobile, così come su Binance FTX possiamo gestire tutto da mobile. E niente, qua abbiamo la possibilità di andare a mettere in staking Ethereum 2.0 nel caso noi avessimo 12 Ethereum. E basta, abbiamo una sezione Learn nella quale sono presenti dei tutorial da parte della piattaforma sul come va a funzionare appunto la stessa piattaforma, quindi da qua avremo modo di formarci. Io vi ho detto più o meno tutto, andiamo a vedere ultime cose, quindi andiamo a vedere quelle che sono le fee, ok? Quindi andiamo a vedere quelle che sono le fee, che penso possa essere interessante per tutti. Possiamo andare a vedere come abbiamo una fee dello 0,2% per gli ordini a mercato e uno 0,2% per gli ordini limite. Le fee in realtà si possono andare a ridurre se andiamo a disporre degli Huobi token all'interno della piattaforma, come in generale ci mettono a disposizione anche gli altri exchange. Quindi vedete, noi abbiamo delle fee standard che sono queste, poi potete utilizzare il mio codice referral per diminuire le fee di un 10%. Poi vedete, se andiamo a possedere degli Huobi in holding andremo a ridurre le fee, ok, interessante, quindi con 5.000 Huobi riusciremo ad avere delle fee simili a quelle di FTX. Vi ricordo che Binance e FTX sono all'incirca qua a livello di fee, quindi le fee di Huobi sono il doppio rispetto a Binance e FTX, dobbiamo tenerle in considerazione. E qua, insomma, vediamo le fee dei professional users.
Niente ragazzi, io vi ho fatto un'introduzione abbastanza generale, mi rendo conto che è generale, ok? Quindi non sono andato a parlarvi nello specifico della piattaforma, però vi ho fatto vedere come noi possiamo andare ad acquistare cripto, il perché può essere una buona piattaforma per andare ad acquistare cripto, come funziona il wallet spot, quindi abbiamo la possibilità di fare trading su tutte le cripto presenti all'interno della piattaforma. La schermata è uguale a Binance, uguale a FTX, quindi vi prego andatevi a riguardare i video se non sapete come si apre un'operazione, come si compra una cripto, perché è sempre lo stesso procedimento. Fatemi sapere se volete un approfondimento sui futures, perché è una cosa che se vi interessa ve la posso portare. Consideriamo però che le fee di UOBI sono superiori ad FTX, quindi onestamente da amico che è da investitore vi consiglio di tradare su FTX. In ogni caso, exchange buono, valido, secondo me è una buona alternativa, lo possiamo utilizzare sia come il nostro exchange principale nel caso ci approcciassimo ora al mondo crypto, sia come exchange secondario, cosa che vi consiglio di fare, ma in ogni caso ecco, exchange più che valido. Io per questo tutorial ho finito, quindi ripasso il collegamento a me nel video. Perfetto ragazzi, anche per oggi sono arrivato alla fine. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate, se avevate mai provato questo exchange, insomma fatemelo sapere nei commenti. Se avete dubbi, domande, curiosità da togliere, come sempre vi ricordo di farmelo sapere qui sotto nei commenti, io ci darò un'occhiata e vi risponderò. Anche per oggi sono arrivato alla fine e noi ci vediamo molto probabilmente domani o dopodomani. Ciao ragazzi!